quella mattina quando tutto si fermò. Era un giorno come un altro, ma all'improvviso lo tempo si è fermato. E si è fermato insieme alla vita dei tanti cristiani, ricchi, poveracci, monelliti o anziani, che definì così proprio non se l'erano immaginato. Era lo primo sabato d'agosto e la gente era pronta per ir al mare. 30 la valigia, la roba, tutto a posto. Fora per i monelli, solo la palla per giocare. Come tutte le mattine, da quando che sto al mondo, me li guardavo mentre perdevo tempo. E mentre Mario chiamava lo taxi, sentì una botta. E la vita intorno a me finì. Si fermò la vita di Francesco. 40 anni, moglie, 2 figli e un mutuo da pagare. Si fermò la vita di Sonia, una monelletta che in mani reggeva una bamboletta. Si fermò la vita di Viviana, incinta da poco che manco lo sapeva. Si fermò la vita di Mario, Lina, Peppe, Maria, Antonio, Velia, Luca, Marina, Vito, Anna, Andrea, Liviana, Giuseppe, Antonella, Roberto, Nilla. Si fermarono le vite di chi eva al mare a riposarsi e di chi eva a cacciare le carte per sposarsi. Si fermarono le vite di 80 e più cristiani. Più di 200 rimasero feriti, segnati. Segnati nella carne e nella mente, come il loro padre che rimase vivo per aspettare il processo. Solamente che veniva rinviato a tutte le ore e alla fine se morì di crepacuore. A poco si fermò pure la giustizia. La colpa è della Libia, no, dei palestinesi, della CIA, no, dello Mossad, dello KGB, dell'FBI. E poi c'è lo segreto dei servizi segreti nei segreti dello Stato. A questo proposito, Lucio Gelli ha dichiarato che l'esplosione è stata innescata da una cicca accesa che sopra l'esplosivo da sola si è cascata. E pure io mi sono fermato e sono rimasto qua a segnare quell'ora che invano da passare. E fino a quando lo processo giusto non ci sarà, non mi riparete, tanto è inutile per me recamminare.